amici, carissimi, siamo all'ultima domenica di Avvento, dunque l'ultima settimana prima del Natale, e dopo aver riflettuto o dopo esserci lasciati guidare dalla maestosa figura di Giovanni Battista, adesso entriamo nella dinamica, nel racconto dell'annuncio, dell'annunciazione e poi della nascita di Gesù, ma dal punto di vista di Giuseppe, perché Matteo racconta la nascita di Gesù dal punto di vista di Giuseppe, mentre Luca la racconta dal punto di vista di Maria. Per cui Matteo esordisce dicendo: ecco come avvenne la Genesis, ecco come avvenne la Genesi di Gesù Cristo. E racconta che Maria, sua madre, prima del matrimonio, prima di andare a vivere insieme a Giuseppe, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Come Giuseppe allora vive questa dinamica? Intanto è da notare un particolare, che diverse volte Matteo usa il termine sposalizio, e Maria sposa di Giuseppe, Giuseppe sposo di Maria. Ecco, questo sposalizio per dire che c'era già un legame così forte, in quanto il fidanzamento ufficiale era un atto pubblico, un atto ufficiale di impegno per lo sposalizio, e i due erano considerati sposi anche se non vivevano ancora insieme. Ed è bello pensare a Giuseppe sposo di Maria, è bello pensare a Maria sposa di Giuseppe, ma è bellissimo pensare a un Dio che vuole nascere dentro una famiglia, vuole nascere all'interno di un affetto, di un legame, di una relazione sponsale fra un uomo e una donna. Ma Giuseppe si trova tormentato perché Maria è incinta, ma lui non c'entra nulla. Giuseppe, a mio parere, crede fortemente alle parole di Maria, che si tratta di un'opera dello Spirito Santo. E allora la vuole lasciare, ma è giusto. Cosa vuol dire giusto? Non giusto secondo la legge. Il giusto è colui che vive in conformità alla volontà di Dio. Giuseppe comprende che in Maria è Dio stesso all'opera. E allora lui si vuole ritirare in punta di piedi. Non vuole frapporsi fra Dio e Maria. E invece Dio ha scelto proprio Giuseppe come strumento per dare cittadinanza umana, sociale a Gesù, e attraverso questa particolare paternità, che non è una paternità carnale ma è una paternità morale, ecco, una paternità di affidamento, attraverso questa paternità che Gesù diventa cittadino del mondo e diventa discendente di Davide, e dunque ha una casa, ha una famiglia, è abitante di una città, entra in questo consesso umano. E quindi nel sogno l'angelo dice a Giuseppe: non temere. C'è una visione nel sogno, come sognava Giuseppe, come sognava Giacobbe. I patriarchi hanno sognato e hanno sempre poi dovuto interpretare i sogni in maniera altra rispetto alla loro intenzione
prima di sognare, rispetto al loro progetto. Così Giuseppe, rispetto al progetto di lasciare Maria da sola e quindi ripudiarla, cioè divorziare e andarsene per conto suo, deve cambiare prospettiva. Anche nelle fonti francescane, quando si parla del sogno di Francesco, si dice, si legge, e il sogno doveva essere interpretato in tutt'altro modo. Francesco sarà sì cavaliere, ma non di un nobile, ma di Dio stesso, cavaliere della povertà, dell'amore e della libertà. Così Giuseppe in quel sogno ritrova la sua libertà, la sua piena adesione alla volontà di Dio e dunque ritrova in dono la sua sposa Maria, che gli consegna anche un figlio già fatto. E difatti Matteo ci tiene a sottolineare: prese con sé Maria, sua sposa, dalla quale è nato Gesù il Cristo. È bellissimo allora pensare a questo itinerario che ciascuno di noi è chiamato a fare. E abbiamo ancora questo tempo prima del Natale, la capacità di sognare e di interpretare il sogno in tutt'altro modo rispetto ai nostri progetti. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.